Buonasera, ciao a tutti, grazie di essere qui. Ciao, grazie. Siamo particolarmente felici, siamo stati a Taormina poco tempo fa, c'avevo ancora la stampella, non c'è più. Non devo esagerare, però il ginocchio funziona, è la nostra ripresa della tournée, questo è il primo concerto. E l'occasione è molto bella perché noi facciamo ascoltare per la prima volta, almeno qui in Sicilia, il nostro nuovo album ed un lavoro al quale teniamo in maniera particolare. Ce lo portiamo dentro da quando eravamo piccoli, avevamo i pantaloni corti, ci chiamavamo i Quelli, di quella formazione siamo rimasti io e Franco, però tutti gli altri sono spiritualmente insieme a noi perché dopo quel lavoro segnò la nostra storia, la mia e quella di Franco e conseguentemente anche quella della PFM. Dopo i Quelli nacque la PFM, però l'ultimo lavoro che i Quelli fecero come Session Man, che era il lavoro che facevamo a lato delle serate che si facevano nei club, tanto così per poter pensare di vivere del mestiere del musicista, e l'ultimo lavoro che facemmo come Quelli fu La Buona Novella con Fabrizio De André. E quella Buona Novella, segnò prima di tutto l'incontro fra noi e Fabrizio, ma soprattutto segnò i nostri cuori, il nostro affetto per un modo di interpretare la vita, la storia e se vogliamo anche un pezzo di letteratura che non è letteratura perché il Vangelo è la storia delle storie. Però rimanemmo colpiti all'epoca, da quando poi ci rincontrammo nel 78-79 decidemmo di prendere due brani e di metterli in quel famoso tour. Oggi a 40 anni di distanza, compie 40 anni La Buona Novella, noi abbiamo pensato di riscriverla, di aggiungere un po' della nostra musica alle melodie di Fabrizio, a quei testi meravigliosi che pongono un grande messaggio per l'uomo, cioè Dio fatto uomo è un modello che si può seguire, perché si segue l'uomo, e l'uomo, secondo Fabrizio, cioè Gesù Cristo, è stato il più grande rivoluzionario della storia. Parole di Fabrizio. Forse fu allora terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona. Forse fu per bisogno o peggio, per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Non fu più il seno di Anna fra le mura discrete a consolare il pianto, a calmarti la sete. Dicono fosse un angelo a raccontarti le ore, a misurarti il tempo freccino e signore, a misurarti il tempo fra cibo e signore. Sole, ritorna l'acqua al mare.
sacerdoti ti rifiutarono alloggio. Avevi 12 anni e nessuna colpa addosso, ma per i sacerdoti fu colpa il tuo omaggio, la tua virginità che si tingeva di rosso, la tua virginità che si tingeva di rosso. E si vuol dar marito a chi non lo voleva, si batte la campagna, si fruga la via. Popolo senza moglie, uomini d'ogni leva, del corpo di una vergine si fa lotteria, del corpo di una vergine si fa lotteria. Sciogli i capelli e guarda, già vengono. Guardala, guardala, sciogli i capelli, sono più lunghi dei nostri mantelli. Guarda la pelle, tenera lieve, li spendo su una come la neve. Guardala, guardala, sciogli i capelli, sono più lunghi dei nostri mantelli. Guarda la pelle, tenera lieve, li spendo su una come la neve. Guarda le mani, guarda il viso, sembra venuta dal paradiso. Guarda le forme, la proporzione, sembra venuta per tentazione. Guardala, guardala, sciogli i capelli, sono più lunghi dei nostri mantelli. Guarda le mani, guarda il viso, sembra venuta dal paradiso. Guardala, guardala, sciogli i capelli, sono più lunghi dei nostri mantelli. Guarda le mani, guarda il viso, sembra venuta dal paradiso. Guarda gli occhi, guarda i capelli, guarda le mani, guarda il collo. Guarda la carne, guarda il sorriso, guarda i capelli del paradiso. Guarda la carne, guarda il collo, sembra venuta dal suo sorriso. Guarda gli occhi, guarda la rete, guarda la carne.